Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Hypecast. Oggi abbiamo una puntata che sarà interamente dedicata molto al lato tecnico delle sneakers e di tutto il mondo che circonda per l'appunto questo tipo di mercato. E ho vicino a me due ospiti che possiamo definire come i professionisti in Italia, se possiamo dirlo, diciamo di sì. Alla mia sinistra ho Alex Chen, per gli amici Chenuz. Sì, ciao a tutti, ciao a tutti. E alla mia destra ho Michael Black, che sarebbe il proprietario di Black The Mall. L'avete già sentita nominare parecchie volte se avete seguito questo podcast, perché è il main sponsor di questo progetto. Come sempre, lascio la parola a voi due. Iniziamo da Alex, okay, per presentarvi al pubblico. Sì, innanzitutto volevo ringraziarti di cuore, Francesco, per avermi invitato in questo podcast. E volevo ringraziare anche te, Michael, per aver ospitato questa puntata nel tuo negozio. È veramente molto figo. Passate pure a Sanremo a trovarci da G-Store. E io sono Alex, per chi non mi conoscesse, ho cominciato il mio percorso nel lontano 2016 e diciamo che sono un precursore di questo mercato delle sneakers. Ad oggi sono riuscito a trasformare la mia passione in un vero e proprio lavoro e ad oggi è un'azienda che fattura ogni anno dei bei numeri, quindi diciamo che sono riuscito a trasformare questa mia passione all'inizio in un vero e proprio lavoro. Passiamo a Michael. Beh, che dire, stessa cosa che ha detto lui, più o meno diciamo il percorso è lo stesso, abbiamo iniziato negli stessi anni, diciamo. Stessa cosa, da una passione si è trasformato in un lavoro, continua tuttora a essere una passione, però ormai è anche lavoro. Volevo chiedere, intanto per spezzare un po' il ghiaccio, voi avete iniziato molto presto rispetto alla community, rispetto poi a tutti i reseller che nel tempo si sono dedicati a iniziare questo business. E vi vorrei iniziare parlando della differenza che notate rispetto a quando avete iniziato a fare resell, a quando avete iniziato a costruire il vostro business, e gli ultimi anni, parliamo magari sì del 2023 ma anche del 2022. Allora, certamente il mercato è cambiato, cioè inizialmente comunque quello che vedevo io era che c'era scarsissima informazione, non è come oggi che magari anche aprendo Instagram ti trovi il guru che diciamo che ti vuole spacciare un metodo di guadagno e diciamo che rende più accessibile questa informazione. Quando avevo iniziato io iniziai per pura passione, perché mi innamorai di un paio di scarpe Lazy Beluga 1.0. E mi ricordavo che non avevo proprio informazioni, non sapevo da dove incominciare, su internet veramente si trovava veramente ben poco e quindi diciamo che la situazione iniziale era che veramente poche persone avevano determinate informazioni e quelle persone che riuscivano a sfruttare queste informazioni riuscivano a guadagnare anche dei bei soldi. Ovviamente il mercato è cambiato anche a livello di quantità, oggi abbiamo delle quantità molto diverse rispetto a prima e quindi prezzi di resell molto diversi, quindi diciamo che il mercato è cambiato. Secondo me le persone che dicono che il resell è morto, diciamo che non è vero, perché il mercato è diventato soltanto più concorrenziale, perché magari una persona che magari prima era abituata a comprare una Jordan, anche una Jordan 1, magari una Jordan 1 bretto nel 2018 con retail 160, magari la vendeva anche a, se le andava bene, a 400, già diciamo che sono cifre ben diverse da quelle di oggi, rispetto a quelle di oggi, certo. E quindi diciamo che la gente abituandosi a fare determinati guadagni con uno sforzo diciamo minimo, diciamo che guardando il mercato di oggi dice che il mercato è morto, quando in realtà secondo me si è fatto soltanto più competitivo e dal momento in cui un mercato diventa più competitivo è lì che si vedono proprio la bravura. Esatto, la bravura, le competenze delle persone che ci stanno dietro, che magari vanno oltre diciamo all'avere il contatto, magari che riesce a farti avere le scarpe sotto banco, eccetera, eccetera, no? Sì, penso che hai detto bene per quanto riguarda non solo la bravura, ma anche la costanza, la dedizione che ci si può mettere dietro al proprio mercato, che comunque, se lo vogliamo dire, è quello che poi racchiude tutti i mercati. Sicuramente era più agevolato una volta, i numeri erano più grandi, sicuramente, questo è sicuro. E il fatto che delle persone abbiano continuato nel tempo e siano rimaste a galla vuol dire quello che dici te? Sì. I numeri secondo me comunque continuano a crescere, cioè comunque anche dai rapporti di StockX a livello numerico di mercato stiamo comunque salendo e si prevede entro il 2030 oltre 30 miliardi di dollari l'anno, quindi il mercato sale. Poi ovviamente essendo che le quantità aumentano
il prezzo di equilibrio, diciamo che non è così allettante come prima, sì. Però comunque secondo me nel lungo termine c'è sempre resale. Tu invece Mike come la pensi? Appoggio il suo discorso, da aggiungere che ovviamente essendo cambiato adesso devi fare più un discorso di quantità. Numeri. Quindi devi avere tante paia e guadagni meno sul singolo, sulla singola transazione, però facendone tante vai a come si fa a fare i numeri? Come si fa? Adesso come adesso uno che inizia ovviamente o è un budget alto, quindi hai possibilità di acquistare tante paia, ovviamente ci sono più disponibilità, quindi si può anche fare su determinate paia, magari su quelle più giuste, ci sono ormai tantissimi posti dove magari ti consigliano, gruppi, eccetera, eccetera, citando in uno Black Demonic. E niente, quindi se hai un budget puoi farlo, se no, ovviamente se non hai iniziato da tanto, sei nuovo e non hai budget è molto difficile. Certo. Ci vuole molto più tempo per creare una cosa che, come diceva lui prima, che dove non c'era tutta questa informazione era più una nicchia, come ad esempio prima magari con una Jordan 1 Energy di Off-White la riusciva a prendere se a retail 160, 180 quello che era, o magari a resale 400, la riusciva a vendere magari a 1000 euro se eri già in una posizione per poter vendere, diciamo. Io bene. Nel mio piccolo ho notato questa cosa qua, anch'io ho iniziato a fare, anch'io sono un reseller e ovviamente non a livello dei due colossi che c'ho qua a fianco, però ho notato che nel tempo, cioè all'inizio anche semplicemente dei pezzi un po' più comuni, cioè i pezzi che di oggi sono pezzi comuni come le Dunk, come delle Jordan non molto particolari, avevano un grande mercato. E invece ora si tratta di riuscire a costruire, forse il termine più giusto è brand awareness, se mi passate il termine, cioè costruire una figura che va oltre al prodotto che hai in mano, giusto Ale? Tu ci hai lavorato molto su questa cosa. Sì, sì, certamente. Allora, diciamo che ti dà una spinta non indifferente. Sicuramente io come Michael, diciamo che abbiamo avuto la fortuna di cominciare prima e anche costruire, diciamo, certi rapporti prima. Mm-hmm. E quindi diciamo che non è che siamo arrivati, cioè, così perché è esploso il trend, allora noi l'abbiamo cavalcato. Noi siamo arrivati preparati perché ovviamente dal momento in cui è esploso tutto il mercato, noi avevamo già conoscenze e sapevamo già fare determinate cose. Il brand awareness, secondo me, al giorno d'oggi, se vuoi vendere online, è fondamentale. Sì. Perché senza brand awareness ormai non, diciamo che non riesci a toccare certi tasti diciamo degli spettatori e non ti crei un seguito, perché diciamo che la cosa importante, secondo me, non è tanto la vendita in sé, perché ormai al giorno d'oggi, anche se vendi una scarpa comprata retail, non riesce a farci chissà che margine, ma quello che tu devi puntare, secondo me, a guadagnare all'inizio è guadagnare conoscenza, guadagnare affidabilità, diciamo incominciare a costruire il tuo marchio, perché ovviamente partendo da zero non puoi, diciamo, pretendere, diciamo, diventare dropout da un giorno all'altro, secondo me. Come si fa, secondo te, a costruire l'immagine di se stessi? Allora, secondo me la prima regola è essere se stessi, perché comunque, diciamo, le persone sono diverse, alla fine non c'è un modo giusto o sbagliato di magari condurre trattative o magari andare a fare business nel mondo del reselling. Secondo me è soltanto questione di diciamo decidere dei principi, dei principi a cui volete attaccarvi, quindi magari onestà, velocità del servizio, qualità del servizio, e continuare a spingere su quelli. Metterci la faccia, che è una cosa che tu hai fatto più di una volta, hai scritto un libro, ti hanno intervistato anche delle testate giornalistiche importanti. Ti ha aiutato in questo processo, metterci la faccia? Allora, diciamo di sì, perché io inizialmente, comunque, se vedete il mio profilo, fin dalle prime foto, in realtà io non facevo vedere la faccia. Sì, c'è la faccia blurrata. Facevo le pose così da proprio high beast. Sì. Cioè, vi lasciamo sul profilo qua sotto in descrizione, esatto. Anche te. Sì. Facevo le foto da high beast, ma in realtà era una cosa che mi piaceva anche, perché comunque diciamo che dal boom dei social io vedevo comunque i miei coetanei, che non so, era uscito questo social e quindi tutti magari si facevano vedere in faccia, si facevano vedere foto in costume, bikini, cioè le ragazze. Sì. Comunque, come anche oggi, sì. Esatto, diciamo che quindi c'era un grosso salto, secondo me, tra la privacy personale e quello che era in realtà, diciamo, il internet, no? E quindi inizialmente, diciamo che non dico che ero spaventato, ma preferivo anche differenziarmi a livello di brand awareness, mantenendo questo alone, tra virgolette, di mistero,
che comunque nel mondo delle sneakers ci sta, perché comunque è nato anche, come molti mercati, è nato come un mercato, diciamo, nero quasi, no? Sì, 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 sì. E quindi inizialmente anche a livello di marketing secondo me era molto allineato. Poi al giorno d'oggi sono cambiate tante cose. Diciamo che anch'io sono cresciuto, voglio, diciamo, fare le cose anche, diciamo, ad un altro livello, quindi, cioè, io mi sento anche tranquillo a metterci la faccia, perché comunque sono consapevole della mia professionalità, e quindi perché no? Cioè, certo, capito? Certo. E Mike, legato a questo discorso qua di metterci la faccia, voi due, parlo anche per il tuo socio che salutiamo, Gianluca, non, oggi non c'è però è come se ci fosse, avete iniziato in un posto d'Italia, cioè Sanremo, che forse per il tempo siete stati un po' la novità, cioè nel senso, avete fatto rumore. E sì. Hai voglia di raccontarmi com'è stato l'inizio di Black The Mall? Beh, l'inizio, allora, parte da molto lontano, ovviamente da una passione, sì, in primis la mia. E già da fin da ragazzino, io, se devo essere onesto, la prima cosa che mi ha avvicinato a questo mondo è stato Space Jam. Sì, proprio lanciato bellissimo dentro. Io sono bellissimo. Sono un po' più grande magari di tante voi che ascoltate. E mi chiamo Michael, lo dico sempre, quindi Michael Jordan è sempre stato un idolo. Ce l'hai anche tatuato, per chi non lo sapesse. Non solo per moda. E niente, quindi questa mia passione è sempre stata, fin da proprio ragazzino, si parla di 10-11 anni, già cercavo le Jordan. Ovviamente qua le trovavi più facilmente, però a Sanremo non arrivava nessuna, quindi già era più difficile, internet non è come adesso, quindi erano tempi sicuramente diversi. Sì, era completamente diverso. E niente, quindi da una passione si va avanti, si cresce, si continua comunque io a coltivare questa passione. Poi arriva Kanye West che fa un botto clamoroso con le Easy Nike, e quindi già lì cominci a desiderare questo, sì, articolo, sì, sì, sì. Quando, limitato. Quando c'è stato il periodo Givenchy, sempre di Kanye, e tutte queste cose qua, proprio per me era come un obiettivo che ho cercato di inseguire, andando avanti, come dire, con anche l'aiuto di Gianluca, appunto il mio socio attuale, ci siamo immersi in questo mondo che deriva, cioè il nostro Black The Mall è nato come un marketplace dei tempi. Praticamente cosa facevamo? No, io seguivo molto l'America e là erano molto forti questi marketplace, che dove su Instagram, proprio agli inizi di Instagram, andavi a pubblicare i prodotti in vendita per gli altri, che siano nuovi o usati. Io questa cosa qua la seguivo già in America, perché io cercavo questi pezzi, quindi lo facevo per, sì, me stesso, sì, sì, sì. Quindi li cercavo, li scambiavo con persone dall'altra parte del mondo. Ho detto, perché non portarlo in America, che comunque sia è una nicchia molto piccola, ma c'è una community dietro. E quindi questa cosa pian piano è sempre cresciuta di più, e ci ha avvicinato a tante persone, a tante realtà. E nel 2000, beh, prima con l'uscita delle Off-White, The Ten, che citavamo bellissime prima, c'è stato il boom, diciamo, a livello social. C'è stato questo mondo conosciuto, avvicinato da molte più persone, e quindi abbiamo deciso nel 2019 di aprire la nostra società e accantonare questo discorso di marketplace, che ad oggi sarebbe ancora funzionante secondo me, e ci siamo dedicati semplicemente alla compravendita delle sneakers. Ma ecco, oltre a queste cose che tu hai detto, no, perché io conosco Black The Mall già da un po' di tempo, avete creato, e anche Alex tu l'hai fatto a modo tuo in altri contesti, dei servizi che vanno oltre semplicemente la vendita e il marketplace. Ad esempio, per citarne uno, avete creato un cook group, certo, che si chiama Black Monitor. Vi lasciamo anche di quello il link in descrizione, così se vi volete andare ad informare avete tutti i link qua sotto. E avete voglia di spiegarmi, adesso partiamo un attimo da Michael, visto che siamo, certo, di discorso, Black Monitor, il cook group, sì, a che cosa serve? Per chi magari, c'è, cioè, qualcuno sicuramente che starà guardando, certo, che saprà esattamente cos'è, magari qualcuno che c'è anche, c'è dentro, anche dentro, esatto, ovviamente. Però sono servizi che vanno oltre al mercato, cioè al compro e vendo, certo. A che cosa può servire un servizio parallelo se qualcuno vuole iniziare questo tipo di carriera? Allora, appunto, collegandoci a quello che abbiamo detto prima, adesso è cambiato un po' questo mercato, quindi non è solo più compravendita come dici te, e molta più gente si vuole avvicinare a questo mondo allettato comunque magari dai guadagni che poteva anche solo immaginare di avere, e questi gruppi servono appunto per chi
è già all'interno di questo mondo, comunque aiuta, come te potrai sapere. Sì, certo, voglio come. E, o chi è nuovo comunque ti insegna. Da chi è nuovo le basi, magari ti danno istruzioni, comunque ti arrivano i link quando escono le scarpe, le quantità che ne escono, che scarpa se holdarlo o no, se prenderne più paia. Cosa vuol dire holdarle? Sempre perché comunque noi diamo un po' per scontato tra tutti e tre che qualcuno qua sappia esattamente di cosa stiamo parlando, ma noi che creiamo anche un servizio di informazione. Certo. Cosa si intende per holdare una sneaker? Allora, holdare vuol dire comprarla e tenerla da parte, diciamo, non venderla. Per quale subito. Motivo? Se tu pensi che nel tempo possa acquisire valore questa scarpa, quindi può essere che magari la compri a 110, la vendi subito a 130, invece che rivenderla subito, la tieni magari un paio di mesi, sei mesi, un anno, no, anche di più, quello per che certi può pezzi, essere, sì. E invece che a 130 magari la puoi vendere a 200, 250. Per fare un esempio, questa qua, che è la Jordan 4 Off-White Sale, uno dei pezzi storicamente più noti nel mondo dell'hypebeast, del RSL. A quanto andava ai tempi e quanto va oggi, per dare dei numeri a quello che abbiamo appena detto? Duplicata più o meno, dai. Quindi all'incirca. Ci sono, diciamo, delle scarpe per cui ha tanto senso fare questo tipo di investimento e per l'appunto per usufruire di servizi come quello che ha detto Michael. E Alex, tu invece di che servizi ti sei occupato nella tua carriera, oltre a quello di fare semplicemente compravendita? Allora, diciamo che a livello di servizi adesso sto iniziando a fare un po' più di informazione e dunque sto puntando a cercare di rendere più accessibile ancora l'informazione per quanto riguarda il business del reselling. E un altro servizio aggiuntivo che diciamo ho puntato molto è stato il personal shopping per celebrities. Ok. Questo è interessante, parla del personal shopping. Perché diciamo che a una certa, diciamo sì, mi piaceva vendere al cliente comunque con i soldi, però diciamo che a una certa ho voluto cercare un po' più di a livello di diciamo di fama, quindi a livello di magari a livello social un personaggio che magari mi potesse portare non soltanto un riscontro economico ma anche un riscontro sociale, quindi comunque a livello sempre di parlando sempre di marketing, andarmi a posizionare nella mente delle persone sempre più in alto, perché comunque se tu vai a diciamo a dare determinate scarpe a determinate persone, ovviamente hai una credibilità diversa, sia tu come persona o come organizzazione, secondo me. Che poi porta anche un risvolto pubblicitario su te stesso alla fine. Esattamente. Questa, diciamo che mi trovo molto bene a, diciamo, anche a interagire con questo tipologia di persone, perché alla fine si parla proprio di andare a collaborare insieme, andare proprio a cercare il pezzo giusto per un artista, cioè non si parla, secondo me, molte volte di soldi in questo caso, ma si parla di andare a fornire servizio migliore possibile per ovviamente poi andarlo a far vedere agli altri, che fa curriculum, esatto, per delle persone importanti che si affidano a te nella ricerca di capi da vestire. E poi lì non vuol dire, allora, molti miei colleghi secondo me qua sbagliano, perché vanno, diciamo, a pur di ricevere una storia da tal personaggio, vanno a regalare la scarpa. Sì. Secondo me così è sbagliatissimo, perché proprio va, diciamo, ad annullare tutto quello che è in realtà il lavoro di ricerca di, diciamo, noi professionisti. Certo, questa è una cosa su cui anche io mi sono ritrovato nella mia breve carriera. Il momento in cui ho deciso di iniziare a cercare di investire un po' di più e abbracciare una nicchia di persone magari un po' più famose è la prima cosa che ti viene in mente. Certo. E non che sia del tutto sbagliato, non penso sia del tutto sbagliato, penso che sia un passaggio che devi fare per accorgerti che non è così semplice, banalmente, non è così semplice. E il fatto di creare un servizio che in questo caso non è ricompensato ma non è neanche in perdita, perché comunque alla fine tu è come se fossi una sorta di manager della persona dal punto di vista vestiario. Esattamente, sì, interessante. Più anche come a livello di styling, comunque per video eccetera mi chiedono, però diciamo che come rapporto base, tra virgolette, trattamento base, diciamo che non mi sono mai sentito di, diciamo, alla prima volta andare a regalare una scarpa a un artista soltanto perché mi faceva la storia, capito? Questo è, si percepisce molto la determinazione che hai avuto dietro questo processo di crescita della tua carriera, perché io sinceramente, parlando di me, non ce l'avrei, è un passo che ho dovuto fare. E
Il fatto che tu l'abbia capito senza doverlo fare dimostra molto di te, di quello che stai facendo, e anche dimostra molto di te il libro che hai scritto. E vorrei infatti che spendessi qualche parola di questo libro, perché in Italia nessuno lo aveva fatto, l'aveva fatto Sneaker Invest in America, certo, e aveva scritto un libro su questa roba qua. Sì, sì, esatto, io sono proprio partito dal presupposto che nessuno l'aveva mai fatto in Italia. Infatti su Amazon cercavo, comunque vedevo ebook, libri eccetera, però non, ovviamente erano tutti, diciamo, autori anonimi che non sapevi se avevano mai avuto qualche risultato nella loro vita. E quindi diciamo che ho voluto provare, ho voluto, diciamo, testare, diciamo, a livello di informazioni prima mercato con il mio libro. E diciamo che è andato sorprendentemente bene, perché diciamo che le vendite non sono arrivate per la maggior parte comunque dalla mia community. Mm-hmm. Adesso più o meno siamo a 4.500 vendite, per dire. Sono tantissime. Cioè, sono per un prezzo comunque tantissime. Esatto, di 25 sì. euro. Cioè, infatti a una certa ho pure aumentato il prezzo del libro, perché vedevo tutti che lo compravano così andava come lo fosse stesso, pane. Sì. Ho detto assurdo. Cioè. Comunque. Vale. Mi sono reso conto proprio che, cioè, questo successo è dato comunque da una ricerca di mercato prima, ovviamente, poi soprattutto dalla qualità, diciamo, delle informazioni che ci sono nel libro. Che lasciamo sempre in descrizione nel caso. È ancora disponibile se lo volete comprare, sempre in ristampa. E appunto diciamo che adesso a livello di risultati siamo arrivati a una bella soglia, che comunque non me l'aspettavo, e soprattutto non mi aspettavo comunque anche di ricevere, diciamo, adesso delle offerte da parte di editori che, diciamo, vogliono fare la seconda edizione. Quindi, la farai quindi la seconda edizione del libro? Vediamo, siamo in trattativa. Diciamo che adesso sto lavorando a un qualcosa molto, diciamo, più grosso del libro, che sarà, diciamo, un corso più affiancamento, diciamo, ok, con presenza tua, quindi. Esattamente, okay. Esattamente, poi ovviamente dipende, in realtà dipende, ci saranno anche vari coach che ho formato per, diciamo, fare questo lavoro, però diciamo che perché secondo me il reselling comunque rimane un lavoro, che è una professione che secondo me, se tu non gli stai dietro, a volte perdi il filo. Esatto, rischi molto che quella persona comunque si perda anche da sola, e magari per cose banali, diciamo, si demotivano. Certo, perché se non arriva ai risultati esattamente, è possibile. Esattamente. E per le persone che magari non sanno che cosa ci potrebbe essere di contenuto all'interno del tuo libro, perché lo dovrebbero comprare? Perché è importante avere una guida come potrebbe essere la tua? In cosa ti differenzi in quel libro lì? Allora, diciamo che lo scopo del libro, diciamo, non è andare a svelare la mia strategia, ok? Lo scopo del libro era quello di andare a fare un'infarinatura generale, quindi a 360 gradi del business del reselling, in cui vado a spiegare anche magari diversi modelli di business, o comunque diversi servizi aggiuntivi che si potrebbero creare sul mondo delle sneakers, per andare appunto a dare degli input, e poi ognuno, diciamo, si sceglie la sua strada. Che è l'esatto opposto rispetto a quello che fanno i guru, o sbaglio? Esattamente, esattamente. I guru, diciamo, cercano di indottrinarti ovviamente con la tua con la loro strategia, e cercano di comunicarvi il fatto che solo seguendo la loro strategia potrete arrivare al successo, diciamo, no? Però diciamo che secondo me nella vita è sempre devi avere sempre più, diciamo, porte o finestre di opportunità, e poi sei tu quello che deve andare a decidere effettivamente cosa fa per te, cosa ti piace fare, e buttarti in quella. Che messaggio daresti a un ragazzo che vorrebbe avviare un business personale, come avete fatto voi due ad esempio, però non trova nient'altro se non quello che dicono i guru? Allora, secondo me, ti dico, una fase, diciamo, del mio percorso di crescita personale fondamentale è stato iniziare a leggere. Io, diciamo, che fin dai tempi della scuola non mi piaceva leggere, quando gli insegnanti davano libri da leggere, io cercavo sempre su internet riassunti e li scrivevo il riassunto, capito? Sì, sì, sì. Non ce la facevo proprio. Il mio primo libro l'ho letto a 18 anni. Cioè, diciamo, leggere libri secondo me è un bellissimo momento per stare con te, perché comunque tu quando vai a leggere, diciamo che ti vai a fare un dialogo introspettivo, e quindi sei tu per tu con te stesso e le conoscenze, e vai a, diciamo, a andare a riflettere comunque sulla tua vita, sulle conoscenze che ci sono nel libro, e quindi avere quel momento, diciamo, di stacco anche dal telefono, dai social, da tutto quello che è il mondo che ci circonda,
è molto, molto utile, anche perché è difficile a volte avere un'idea, magari hai anche l'idea giusta e l'idea che potrebbe fruttarti milioni di euro, però a volte succede anche che ti fai condizionare da altre persone e ovviamente ti fai buttare giù magari da altre persone che tu ritieni magari importanti, come potrebbero essere i tuoi genitori. Soprattutto a me all'inizio mi ha detto moltissime volte, cioè, ma dovevo andare con le scarpe? Secondo te guadagna più uno che fa scarpe o uno che fa il professore universitario, per dirti, certo. Capito? Tutti i discorsi che sinceramente a me, cioè, anche se magari era mia mamma che me lo diceva, perché ovviamente ci teneva a cuore al mio percorso, diceva studia che è più importante delle scarpe, queste cose qua, comunque ho voluto sempre ascoltare la voce dentro di me, perché comunque se tu vai a, diciamo, a studiare, a elaborare il tuo piano, tu non devi, diciamo, avere il consenso di nessuno per andare ad attuare, certo, questo piano. Secondo me questa è anche, diciamo, una delle chiavi, perché uno dei segni distintivi di chi ha risultati molte volte è che ci crede, soprattutto ascolta la voce nella propria testa. Come si fa ad ascoltare la voce nella propria testa se ti trovi in un contesto magari difficile o magari ti senti un po' anche, come dire, manipolato dalle forze esterne che ti portano a non credere nella tua idea? Allora, innanzitutto studiare tanto, perché se tu studi tanto il settore riesci ad acquisire comunque una consapevolezza di quello che stai facendo, perché come dice Warren Buffett, il rischio nasce dal momento in cui tu non sai cosa stai facendo. Certo. Il rischio, lui parla ovviamente di rischio di investimento, e in particolare lui parla della diversificazione. Cosa vuol dire? In pratica vuol dire che tu vai ad investire lo stesso ammontare di soldi su, diciamo, più asset diversi, quindi in questo caso magari non vai ad investire su un paio di scarpe singolo, ma vai a investire su più paio di scarpe, ok? In questo modo Warren Buffett dice che tu vai a diminuire il rischio diversificando, ma alla fine dei conti tu non stai, se tu sai quello che stai facendo, puoi anche andare a puntare su un'unica scarpa, che alla fine il rischio, diciamo, non sussiste. Non, sì, perché sussiste, sei sicuro, okay, di quello che stai facendo. Esattamente, ed è per questo che dico, lo studio ti porta a, diciamo, a puntare le tue energie su una cosa, diciamo, selettiva, e quindi andare a puntare su una cosa che nel tuo percorso, alla fine, se tu hai studiato e hai creato un business plan giusto, secondo me può andare. Legato a questo, volevo citare una delle poche cose di psicologia che mi ricordo, si chiama effetto Dunning-Kruger, e spero di aver detto il nome giusto, in cui praticamente la convinzione in se stessi è massima, sembra assurdo da dire ma è così, nel momento in cui tu non sei per niente a conoscenza di come funziona quella cosa lì. Nel frattempo, mentre studi, la convinzione in te stesso, quindi la consapevolezza dei tuoi mezzi, si abbassa, fino a che poi non studi talmente tanto quella cosa, la masterizzi talmente tanto, che allora poi sei di nuovo consapevole che quello che stai facendo è la cosa giusta. E quello che ti volevo chiedere è, come fai a capire in quale delle due fasi sei? Tu ti senti sempre che sai le cose? No, allora in realtà ti dico la verità, no, perché è vero, è verissimo quello che dici, perché più studi comunque più ti rendi conto che c'è un universo di informazioni, sì, ancora da imparare, e non ci si ferma mai veramente di imparare, quindi diciamo che purtroppo una certa devi, diciamo, secondo me andare di pancia, nel senso che se ti trovi qualcosa che hai davanti che ti fa paura, tra virgolette, il mio consiglio è quella sempre di affrontarla. Perché cioè non esiste il momento, cioè non esiste, secondo me, il momento giusto, il momento in cui sarai pronto per fare una determinata cosa. Secondo me quel momento lo devi decidere tu. Sì. Quindi che tu sia pronto o meno, secondo me la cosa migliore da fare è sempre lanciare in beta, per dire. Sì, quindi diciamo di continuare a studiare per rendersi conto che esattamente, non sei in quella posizione, sì, in cui credi continuare di essere. A studiare e soprattutto applicare nel mentre, perché se non si applica nel mentre a volte veramente, secondo me, non capisci determinate cose, perché ci vuole, secondo me, teoria ed esperienza, capito? Quindi un mix di queste due cose ti porta, diciamo, a fare le cose con una maggiore consapevolezza, secondo me. Allora, visto che adesso è arrivato il momento del giochino, facciamo l'intervista di coppia ad Alex e a Michael. Andiamo. Alex, scarpa preferita? Air Yeezy Red October. Jordan 1 Chicago 85.
Scarpa che odi di più? Nike Pair of White Zoom Terra. L'ETN. Colorway preferita? Bread. UNC. Scarpa più sopravvalutata? Secondo me era Dunk Chicago. C'è anche Dunky. Scarpa più sottovalutata? Le Dunk High per Fragment. Foam Runner. Brand preferito? Adesso Chrome Hearts. Nike. Scarpa più costosa che hai nel tuo repertorio? Mars Yard 2.0. Jordan 1 Off-White UNC. Scarpa che hai indossato di più nella tua vita? I Beluga. Banalmente Air Force One. Scarpa che non ti metteresti mai? Ah, io Jordan 1 Mid. Metterei mai le TN. Scarpa che desidereresti avere? Easy Red October. Stessa calva dell'85. Grail. Scarpa che ti ha dato il più grande margine di guadagno? Jordan 1 UNC Off-White. Jordan 1 Off-White Energy. L'investimento che non pensavi andasse così male? Ti dico Dunk in generale. Più recente, Blazer Low Off-White. La collaborazione più bella che conosci? Kanye West, Bapes, College Dropout. Le Off-White secondo me sono state clamorose, diciamo, hanno rivoluzionato un po' tutto il mondo. La collaborazione meno bella che conosci? Nike Ambush. Popular Opinion, Tom Sachs. Dove ti vedi tra 5 anni? Dubai. Sono yacht. Dove sicuramente non ti vedi tra 5 anni? Non al casino. Non sono yacht. Michael, cosa ne pensi del fatto che in Italia, come tu prima hai fatto il paragone con l'America, in Italia siamo ancora, secondo me, un po' retrogradi sul reselling in generale, inteso sia, come lo diceva anche Alex prima, come servizio. Volevo parlare di questo argomento perché molte volte noi reseller veniamo confusi come i bagarini. È successo e succederà sempre. Adesso un po' meno. Adesso un po' meno, perché sono scesi i prezzi. No, non tanto per quello, perché c'è più... Spiega perché non siamo dei bagarini. No, semplicemente domanda e offerta. C'è sempre stato e sempre ci sarà. Ai tempi magari erano su altre cose, poi quando una cosa diventa tanto cercata e c'è poca offerta... È tramite persone come le persone che ho a fianco che avete accesso a determinati tipi di prodotti, tipo quelli che ho adesso dietro di me. Io non so se ti trovi con quello che dico, credo che senza i resellers ci sarebbe veramente difficoltà nel trovare determinati pezzi. Di conseguenza, che il mercato funzioni in modo tale che una persona compra un articolo, ci guadagna dei soldi per rivenderlo, questa è una roba globale. Solo che noi siamo più spacciati nel farlo, perché tutti sanno che una scarpa come una Jordan, una Dunk escono a un determinato prezzo di listino che è sempre quello e poi cambia il prezzo di resell. Ma ormai diciamo è un po' più accettata questa cosa. Sì. Io comunque, essendo a contatto anche col pubblico qua, nel negozio della mia ragazza, che saluto Gaia. Ciao Gaia! E comunque sia, a parte tolto il nonno magari che viene, che il nipote gli fa vedere la scarpa e dice ma come fa a costare questo prezzo, tanto, non è una Nike. Bene o male, tutto il restante del genitore, ormai ragazzini, cioè, sempre il discorso, il social ormai ha formato un esercito. Ha voglia, perché ha voglia, anzi di no, più. Io essendo arrivato prima dei social, diciamo di Instagram, non è che sono un Matusalem, però comunque prima di Instagram, io Instagram l'ho vissuto proprio all'inizio, quindi è stato proprio un'esplosione incredibile che porta a tantissima gente che si avvicina a questo mondo. Prima, come dicevo, era proprio una nicchia. Beh, lui faceva l'esempio delle foto con la mano, era il periodo degli AIBs, era proprio l'inizio. Cioè, come noi quei tempi ci siamo affiancati, siamo cresciuti insieme a Fede Barengo, che saluto, Vlad, Rati. Ciao Barengo. Con il magazine Sold Out Service. Sì, tutta gente che oggi è grandissima, tra l'altro. Abbiamo fatto tutta una crescita incredibile su questo mondo, però comunque sia era molto più piccola, era molto, diciamo, anche il flexare era diverso da adesso. Oggi flexano adesso un po' tutti. Una volta flexavano in pochi, capito? Sì. A proposito, c'è una foto di Mike che gli invidio un sacco, che è quella con le Dunk Low Off-White, le prime tre che sono uscite, le prime colorazioni. Come si fa ad avere tutta questa quantità di scarpe limitate? Come avete fatto nel tempo a distinguervi da quelle persone che l'hanno fatto con mediocrità? Vabbè, i tempi lì delle Off-White era già diverso. Lì, vabbè, conoscenza, ovviamente, questo mondo... Chi bene o male sa qualcosa, sa che è così, chi non lo sa... Immaginare, sì. Comunque sia, soprattutto su questi
in quei periodi era molta conoscenza, quindi c'avevi la conoscenza che ti faceva accedere a queste magari quantità. Adesso, diciamo, tra virgolette, un po' diverso, ma sempre per, cioè, se tu hai le conoscenze giuste, hai certo la disponibilità di, però che non è per forza negozio. Certo, certo, però c'è anche il lato botting, che sì, ancora non abbiamo parlato, e che secondo me è l'altro, è l'altra faccia della medaglia delle conoscenze, cioè, certo, mi spiego meglio, i pezzi veramente limitati non è che non vengono rilasciati, a meno che non sia qualcosa di veramente tantissimo limitato, tipo mi vengono in mente le Air Force 1, Louis Vuitton, Off-White, le ultime che sono uscite, quelle non sono proprio state droppate su internet, o le Dior, esatto, esatto. Però ci sono delle release che vengono effettuate online di pezzi ovviamente che costano a resell, vanno a tantissimi soldi, e chi non ha conoscenze le può prendere attraverso l'utilizzo di bot. I bot sarebbero dei programmi informatici che sostituiscono l'azione umana per acquistare una scarpa, cioè fanno il processo di checkout su un sito web che rilascia quella scarpa molto più velocemente di quanto lo farebbe un umano, e di conseguenza riesce ad accedere a questi prodotti. E che cosa ne pensate, Alex, torniamo da te, cosa ne pensi del botting, dell'evoluzione, perché ha avuto un'evoluzione incredibile negli anni, più va avanti il tempo e più il botting si spinge oltre i limiti, e nella carriera di un reseller quanto può influire e in quali fasi può influire? Dalla nascita dei bot ovviamente sono cambiate tantissime cose. All'inizio ovviamente usare un bot faceva la differenza, sia perché comunque c'erano tutti i giorni release di un certo tipo, soprattutto anche restock, cioè c'erano generalmente comunque restock di comunque paia a cui ne valeva molto la pena, e quindi erano arrivati, mi ricordo, anche a, diciamo, a fare, diciamo, del resell sul bot per coppare a resell, cioè nel senso comunque. Quindi praticamente il bot costava un tot, esatto, il bot facciamo 500 costava, euro, esatto, per 500 dire 500 euro, 1000 euro, e ti veniva magari rivenduto a 7000 euro perché c'erano il bot che costa 500 euro, che serve per comprare delle scarpe che vengono rivendute, viene rivenduto a sua volta per avere la possibilità di acquistare le scarpe. Esatto, esatto. Pazzesco. È una roba veramente pazzesca, no? All'inizio, pazzesco, anche perché c'era ovviamente pochissima concorrenza e soprattutto i sistemi informatici non erano aggiornati come quelli di oggi. Sì, e quindi magari una buttata buona ti portava, cioè veramente ti poteva portare anche veramente una grossa percentuale anche di tutte le paia mondiali. Cioè uscivano, io mi ricordo, checkout online di quando erano uscite forse le Jordan 1 Low Travis Fragment, sì, di una persona che ne aveva fatto checkout di tipo 70 paia. C'è il video su YouTube, esatto, di quello lì, tra l'altro, sì, cioè, sì, sì. Quella è stata assurda. Anche mi ricordo una release molto bottata, era stata quella delle Jordan 1 AIG University, quelle azzurre. Sì. E posso tranquillamente dire che un mio amico ne ha prese 48 paia, perché ha centrato il bot giusto di quel giorno. E questo è assurdo, sono un sacco di soldi. Per chi non lo sapesse, c'entri una cosa del genere, ti sei fatto, non vorrei esagerare, ma 8-10 mila euro te li sei fatti. Oh, sì, quello sì. Al tempo. Però diciamo che secondo me non è neanche così tanto difficile, perché magari la gente pensa, magari setto il bot così la notte, vado pure a dormire così, sì, e sì, il giorno sì dopo mi coppia in automatico così. No, c'è della dedizione dietro. C'è della dedizione, infatti io personalmente ti dico non botto. Io avevo utilizzato dei Q-Group, purtroppo non Block Demo, adesso utilizzo ogni tanto Block Demo, però prima sincero ero di Spaghetti Cop. Cioè, la sfida però vabbè, ma già che ci siamo, scusate, io non l'ho mai fatto, saluto Vanguard Cage che è il mio cook group e che lo amo da una vita, sono la gente che mi ha insegnato a coppare, prendo 5 secondi per salutarli se guarderanno questo video. E andiamo, ti dicevi, scusami che ti ho interrotto. Ti dicevo, io personalmente non mi piace bottare, anche diciamo proprio nel senso stretto, cioè bottare non fa troppo per me. Io mi diverto tanto in realtà a fare magari camp out e first come first serve. Sì. Cioè proprio personalmente, sincero, mi diverto. Però camp out, ditemi se sbaglio, non c'è più ormai. Al giorno d'oggi il camp out è mezzo finito. Praticamente è mezzo morto. Cioè, non è più come una volta. Fuori Milano non c'è più. Fuori Milano comunque non c'è niente. Certo. Milano qualcosa, ma anche la release bypata non te la danno. Il camp out era, succede un casino. Diciamo, il camp out era come certe persone fanno tipo i concerti, che vanno proprio con la tenda, comunque, esatto, si dice, il termine nasce dalla tenda, però gente che va lì il giorno prima per mettersi in coda ed essere i primi. È successo forse con gli Moonswatch l'ultima volta, con gli orologi. Sì, 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 e esatto. Invece il first come first serve è un metodo di release che dà la scarpa al primo che arriva. Mm-hmm. Anche quella roba lì è cambiata molto nel tempo.
perché i siti hanno introdotto delle dinamiche anti-bot. Sì, sì. Poi, che vincono anche gli umani, certe volte. Esatto, dipende poi dalla tipologia di scarpa, ovviamente. Comunque ti dicevo che al giorno d'oggi ormai, cioè diciamo che non ti serve per forza saper bottare, perché comunque ci sono, diciamo, anche altre persone che sanno bottare, che mettono a disposizione gli slot, appunto. Ecco, sì. Quindi magari dei posti, sì, in cui tu praticamente vai a mettere la tua carta e ovviamente se il checkout va a buon fine ti scalano i soldi dalla carta e tu ricevi il paio. E ovviamente paghi, sì, una fee poi al botter. Sono proprio delle persone che utilizzano tu non acquisisci il bot, ma... Esatto. Ti affittano, certo, tra virgolette, la loro professionalità sul prodotto, esatto, che ti serve. Esatto, cioè quindi in pratica, diciamo, ragazzi, il servizio che offrono i Cook Group, esatto, chi più chi meno, che è un'arma, secondo me, per i principianti una grande arma. Sì, secondo me sì. È un consiglio che darei a chi magari sta guardando questo video e vorrebbe iniziare a fare RSL. Certo. Fare slot significa affidarsi a delle persone competenti che già lo fanno da tempo e ti potrebbe aiutare magari ad iniziare a alzare qualche soldo, no, da poi reinvestire. Cioè comunque non ci devi mettere tutto quel tempo a starci dietro tu, a imparare ogni setting tu per bene. Perché, capito? È complicato, sì. Esatto, poi ovviamente cambia in realtà da... Cioè, correggimi se sbaglio, cambia proprio da situazione a situazione, perché magari uno, sì, può avere PC più lento, connessione un po' più lenta, sì, setti male il ping... Il sito che magari non funziona quel giorno, o che ha implementato qualcosa in più, ritarda, che devi leggere, esatto, sul momento. Esattamente. Però sì, diciamo che affidarsi alle persone valide sicuramente ti può anche insegnare. Se sei un po' furbo, prendi spunto da, certo, quello che è, gli dici ti posso guardare mentre lo fai, sicuramente puoi imparare qualcosa, però non è il centro del discorso, cioè nel senso... Non so se molti lo fanno. Cosa? Che ti lasciano guardare. Non, ma io nel mio piccolo qualcuno sono riuscito a corromperlo. Qualche skills l'hai imparato. Sì, sì, poi come diceva Alex, le cose cambiano così velocemente che può essere che quello che impari oggi già tra una settimana non funziona più, ed è per quello, certo, che è importante continuare a reinventarsi e aprire altri tipi di business come avete fatto voi due, credo sia una cosa fondamentale. Cercarlo, lo trovate. È arrivato il momento di parlare di fatturati, il momento che aspettavate tutti di questo video. I fatturati, usciteli, dite quanto guadagnate facendo questa roba, come, cioè quando avete raggiunto i vostri obiettivi, perché nel mercato la cosa bella è che i risultati poi arrivano tutti d'un botto, secondo me. Beh, gli obiettivi non si raggiungono mai. Vabbè, che qui adesso è diventato il filosofo della situazione. Parlo prima io. A mio conto dal 2019 sono, cioè, numeri, cioè, sono visibili. Se vogliamo fare, li facciamo anche. Sì. Però il bello è stato che di anno in anno c'è stato raddoppio, se non più del raddoppiato. Ecco, questo quindi intendevo partendo quando da dicevo zero, che poi... arrivare a, diciamo, i numeri. L'anno scorso fatturare 1,5 milioni è un bel traguardo, diciamo. Io sono sempre soddisfatto perché siamo partiti veramente mettendo 1.300 euro a sì, testa. Sì, sì, che è niente in confronto, certo. E adesso ci compri 5 paio di scarpe. Cioè, nel senso, cosa incredibile, partendo da una cifra comunque sia da bassa, siamo arrivati a questi numeri con tanta costanza, impegno, certo, e costanza e tutto forse quanto. È una, diciamo, gli anni erano diversi, quindi magari è stato... Come diceva prima lui, essendo da tanto tempo precursori, è stato più facile che iniziare, sì, adesso. Sì, ovvio, quello sicuro. Adesso ti dico, se guardi e pensi di iniziare a fare RSL, fare 1 milione di fatturato, che il fatturato non è guadagnato. Perché non, non ci sono tante altre cose di mezzo, sì, vabbè, certo. Però comunque sia, non è così facile. Certo. Lascio la parola a te, Ale, che qua ci stupisci. Allora, diciamo che anch'io comunque a livello di crescita ho notato una bella crescita comunque in realtà dal momento in cui mi sono, diciamo, un po' più allargato, perché comunque inizialmente se tu comunque fai le cose da solo, diciamo che comunque hai sempre le tue 24 ore e non puoi spingere più di tanto, anche se magari hai un bel personal branding, secondo me è proprio una cosa diversa da avere un'organizzazione o comunque un'azienda. Sì. Noi l'anno scorso, diciamo, abbiamo fatto il record, comunque non è stato tanto, diciamo, in confronto comunque a Michael, più o meno siamo arrivati oltre ai 300.000. Più o meno. Ma come azienda, diciamo, di quello che... cioè quello che hai costruito come azienda non, sì, include però anche tutto il resto di quello che fai o lo include? No, solo io ti parlo soltanto di sneakers. Cioè, okay, soltanto il business delle sneakers ha portato un fatturato... più di 300.000 euro nel 2022. E quanti anni hai? Io non del, lo del 2001 sono. Cioè, sì, vabbè, qua sicuramente abbiamo una persona
che è un po' più avanti con l'età, è vecchio. Sto scherzando. Cioè, ragazzi, lui ha 21 anni, solo credendoci, ha alzato 300.000 euro di fatturato. E lo abbiamo voluto portare qua proprio per far... Ci teniamo a lanciare il messaggio che quando vi dicono sei troppo giovane, non devi fare... Tutte cazzate. Credete in quello, certo, che fate, perché qua io di fianco a me c'ho la dimostrazione vivente che se ci credi ce la puoi fare. E, Ale, oltre a questi, diciamo, al fatturato che mi hai appena detto della tua azienda di sneakers, quali sono gli altri business che ti portano dei soldi? Allora, diciamo che a livello di cash flow ho più imprese. Prima su tutte, una nel mondo del Web3.0. È una startup che si occupa di aiutare imprenditori e aziende a costruire il loro progetto sulla blockchain. Ok, quindi si parla di cripto. Esattamente, NFT in realtà. Abbiamo iniziato come NFT inizio 2021, abbiamo iniziato, diciamo, lanciando le prime collezioni di NFT. Diciamo, forse la più famosa che ha fatto più rumore è stata quella con Sex Dreams, che avevano fatto le lattine NFT, avevano fatto un primo drop, mi ricordo, di 10 lattine. 10 lattine a 400 euro sold out in un giorno. Proprio, certo, dopo due giorni il tipo mi fa: ne ho pronte altre 40, droppiamole, sì, così da pazzo, capito? Sì, sì. Le drop, facciamo sold out di ancora. Nuovo. E poi quindi abbiamo organizzato un ultimo drop da 100 lattine. E poi quello è andato molto bene. Poi, diciamo che da lì ho espanso i miei contatti tra altri artisti e aziende. E la cosa bella è che comunque, secondo me, nel mondo degli NFT si parla sempre di qualcosa di collezionabile, quindi sì, diciamo collectible, e quindi diciamo che è molto consono a quella che era la mia passione che mi ha fatto iniziare. E quindi una delle cose che mi è piaciuta anche di più è proprio stare a contatto con artisti e aziende che comunque, diciamo, che avevano certi tipi di fatturati e volevano implementare tecnologie innovative, quindi sono stati proprio progetti fighi comunque. Che hanno portato risultati. Esattamente, anche, certo, esattamente. Ad oggi ovviamente il mercato è anche lì cambiato, ovviamente adesso siamo in pieno bear market, però alla fine chi lavora in questi periodi, diciamo, morti, poi arriva preparato, cioè secondo me... Quando vivi nel peggio, poi dopo trovi quando le cose vanno meglio. Perché magari ovviamente uno... Cioè, poteva magari lanciare anche una meme coin, sì, cioè inizio 2021, magari lì schizzava, faceva i milioni, però adesso sicuramente investendo in altre monete, secondo me, magari ha perso molti soldi, capito? Quindi se non ci continui a lavorare, secondo me anche in questi periodi morti, alla fine tu sei dentro soltanto per il guadagno, per i soldi. È un po' come nelle sneakers, secondo me nelle sneakers se tu ci entri solo per i soldi, lascia perdere, secondo me, capito? Sì, perché ci sono tante altre cose intorno, come abbiamo detto fino ad ora. Poi i risultati arrivano col tempo, con la dedizione, con continuare a fare le cose. E secondo me, dimmi se sbaglio, ti si è aperto tutti questi business paralleli che tu hai aperto derivano per l'appunto da quello principale, che era quello delle sneaker, quello con cui hai iniziato. Sì, esattamente, perché comunque la mia cerchia io l'ho sempre, diciamo, sfruttata, quindi a mio favore, che sia magari di sneaker o che sia per altri business o informazioni, comunque io punto sempre, diciamo, a collegare i puntini, magari anche per business, diciamo, che magari non mi competono a me, magari, che ne so, c'è qualcuno nella mia cerchia che gli serve qualcosa in ambito magari advertising, magari io comunque cerco anche di aiutarlo, perché comunque, diciamo, che quando tu vuoi costruire relazioni non puoi pensare solo a te, perché ovviamente se pensi solo a te è a chiedere favori, poi alla fine dei conti, cioè dopo che gli chiedi un favore, due favori e non ricambi, ovviamente non c'è più, diciamo, questo interesse, rapporto. Interesse, sì, certo. Esatto. Assensissimo. E quindi è così, cioè comunque uno degli asset più grandi è praticamente il giro di conoscenze, perché sono sicuro che anche comunque Michael, per esempio, dagli stessi contatti è riuscito comunque a scaturire molti altri business, perché comunque ormai si parla di sneaker da collezione, ma comunque... È diventato quasi tutto da collezione, borse, vini, orologi. Le carte di Pokémon di cui abbiamo parlato dalla puntata scorsa. Esattamente, cioè comunque il lusso è un mondo unico, quindi se tu ti affacci comunque a quel tipo di clientela, a quel tipo di pubblico, cioè alla fine gira e rigira, comunque ti torna utile. Come si fa a costruire un giro di conoscenze?
Diciamo che inizialmente non è facile, inizialmente è la parte più noiosa di tutte, cioè se tu non, diciamo, non hai un seguito, non ti conosce nessuno, tu quello che puoi andare a fare è iniziare a, diciamo, a vendere sulle piattaforme, diciamo, più famose. Infatti mi ricordo ai tempi Black The Mall, io avevo anche postato, diciamo, alcuni degli item, cioè io mi ricordo che era una cosa che in realtà andava tantissimo, cioè mi sembrava praticamente la prima pagina in Italia del resell, anche, sì, se, sì, anche sì, se non avevo uno shop proprio. No, io ti dico, da esterno io la sentivo tanto come questa cosa, poi lascia stare che è arrivato Hype Clothing, a tutte quelle cose lì, però comunque secondo me, cioè il suo primato Block The Mall ce l'ha avuto e comunque una bella posizione. E come dicevi te prima, quando porti una cosa che è nuova, come per te il libro, sì, sei il primo a portarla, esista già, ma la porti per primo in Italia, sei sempre il primo. Esatto. Quindi vieni riconosciuto come primo. Sì, sì, hai inventato una cosa. Poi non è inventata, perché nessuno inventa niente, porti semplicemente una cosa che esiste già, però la porti all'interno della tua, tra virgolette, community, del tuo posto in Italia, sì, dove magari c'è anni, siamo anni e anni indietro. Quindi sì, portare avanti un'idea. Sì, no, certo. E non è che adesso dici, ti dico, prendi, cerca cosa c'è in America, portala qua e fai successo. Fai soldi, non è così. Però sì, comunque sia, per fare un esempio che adesso mi viene stupido, un trend magari che va in America, stupido, su TikTok, il primo che lo fa in Italia viene riconosciuto. Sì, come può essere quello di chiedere quanto guadagni, quello, a voglia. Adesso è il primo che mi viene in mente, che conosco anche chi lo fa. Comunque sia, è stato... Lo conosco anche perché lui all'inizio trattava anche sneakers, quindi lo conosco personalmente. Ha semplicemente fatto questa cosa, visto questo trend che andava là forte, e l'ha portato in Italia. E comunque sì, ha fatto successo. Quindi in pratica mi state dicendo, cioè quello che state dicendo a me anche agli spettatori, è che per costruire una rete di contatti è necessario prima inventarsi qualcosa che possa essere interessante per gli altri. Giusto? Diciamo che come principio per essere ricordati, secondo me sì, poi ovviamente c'è anche una via, diciamo, un po' più lenta, un po' più sbatti, che alla fine è andare a costruirsi una refs dopo l'altra, cioè una vendita, sì, dopo l'altra, ti costruisci la clientela, ovviamente è molto più lento che andare a costruire, magari pensare a un format e andare, diciamo, virale, ovviamente è una cosa, diciamo, sono cose ben diverse, però... I social media in questo caso, cioè, sono il fulcro della questione in pratica. Se non ci fossero i social media, tu non potresti fare un'escalation così veloce, a meno che, vabbè, nel passato ovviamente era tutto diverso, però oggi mi state dicendo che bisogna usare i social. Sì, senza social è veramente difficile, cioè, comunque anche a livello magari lavorativo, cioè, non mi immagino di lavorare magari, cioè, lasciando stare magari Instagram, Facebook, cioè senza WhatsApp è impossibile. Vabbè, penso. Certo, sì. È proprio l'evoluzione dell'imprenditoria. Esattamente. Secondo me va sfruttato questo mondo, cioè comunque ti dà infinite connessioni, infinite possibilità, e soprattutto anche per questo fatto comunque delle infinite connessioni, diciamo che un reseller, diciamo, non può sbagliare online, perché se tu sbagli, colpa tua, poi succede un casino in tutte le community, ovviamente, e gira la voce. Certo, ormai infatti, il mercato è quello. Io penso anche che al giorno d'oggi ci può stare di non fare successo, però non ci può stare di fallire, non nel senso è giusto fallire, ma non fallire della serie che proprio hai finito. Perché al giorno d'oggi ci sono tantissime infinite possibilità di fare qualcosa, e se tu ti adagi sul fatto di farle in modo blando, di farle male o di non volerle continuare, allora lì sì che è colpa tua. Secondo me, esatto, come dici tu, cioè un po' il fallire alla fine è lecito. È giusto. Nessuno nasce imparato, nessuno nasce già miliardario, Jeff Bezos, così, cioè tutti comunque hanno una storia, se vai a vedere. Certo. E ti devi fare il mazzo. Certo, giusto per chiarificare questa cosa che ho detto, fallire è giusto. La persona che ha sbagliato più tiri della vittoria della storia è Michael Jordan. Però l'importante ovviamente ogni volta è dal fallimento imparare qualcosa. Secondo me non ci sta invece fallire e dire, ah, bella, basta, ho fallito, ciao, finito. Allora lì è colpa tua. Sì. Tu che ti chiami Michael, che cosa ne pensi? No, sicuramente è così. Devi perseverare, diciamo, se hai un obiettivo... Anche quando tutto va male. Anche se va male, devi tirare sulla la testa, rimboccarti le maniche e continuare. Avete avuto dei momenti così, voi due? Tanti.
Tanti, perché comunque diciamo che definendomi comunque anche imprenditore, tantissime cose nella vita comunque secondo me influenzano la tua sfera emozionale. Cioè comunque imprenditore secondo me è la cosa più difficile, perché oltre al lavoro comunque c'è anche la sfera personale, che tu devi avere un equilibrio. Sì. Perché magari se ti fanno male le cose a livello personale, poi ne risente anche il business. Diciamo, tu devi essere bravo a separare queste cose e comunque mantenere una certa motivazione, perché senza motivazione tu non riesci ad andare avanti. Cioè, è un po' come dicevi tu prima, se tu continui a fallire e poi ti demotivi, lì è un grosso problema. È un grosso problema, perché poi magari tu sei a proprio un passo dal tuo obiettivo e molli proprio un passo prima di raggiungerlo. Dal ragionamento, io condivido veramente a pieno e credo che oltre a questa cosa qua, nelle difficoltà secondo me ci puoi trovare quella carica di andare sempre oltre, di spingerti sempre oltre. Secondo me ogni volta che fallisci aggiungi un tassellino di forza alla tua persona. Ovviamente non è facile distinguere, come dicevi tu, la sfera personale da quella lavorativa, perché comunque l'imprenditore è il lavoro di se stesso. Esatto. E nel momento in cui avete trovato delle difficoltà sotto questo punto di vista, fatemi magari anche degli esempi, come avete risposto alle difficoltà che vi ha posto la vita, il vostro, sia la sfera emotiva che la sfera lavorativa? Fortunatamente, sarà anche per il mio carattere, difficoltà, fino ad ora facciamo le corna, ne ho vissute poche, non mi sono impegnato, fidanzato con la mia ragazza da ormai una vita, stiamo bene, lavorativamente parlando, ovviamente le difficoltà ci sono sempre state, l'impegno, più bene, più... Cioè, sì, in quei giorni che va un po' meno bene. Però nel senso, tutto sommato, come dicevo prima, di anno in anno siamo solo cresciuti, quindi sì. Ci siamo dovuti riadattare a novità, come dicevamo prima, offrire servizi, perché cambia il mondo, cambia il modo di lavorare. Prima ti bastava prendere quella scarpa, adesso devi non magari avere più tot, magari adesso devi trattare scarpe di sì, livello normale, in grande quantità, cioè è cambiato. Però comunque l'importante è sapersi adattare e non vedere cioè cercare di non vedere un ostacolo, ma una via per bypassarlo. Devi andare sulla tua strada, cercare di non farti abbattere, e se anche se c'è una difficoltà devi cercare di superarla serenamente, perché secondo me è questa parte del mio carattere. Io sono molto, diciamo, chi mi definisce me ne freghista non mi definisco proprio così, però comunque sì, sia sono abbastanza così, quindi sei concentrato su te stesso. Cerco di non vedere il problema, non è che non lo voglio vedere, però cerco di vedere il lato positivo anche nel problema, sì, tra virgolette, diciamo. È importante è lavorare. È difficile da spiegare questa cosa. No, io penso di aver capito, penso che parli anche del lavorare su se stessi, cioè nel senso non perdere il focus sulle cose che magari la vita nel frattempo ti può depistare, giusto, certo, Ale? Cosa ne pensi? Sì, a livello di mindset sicuramente, se è un mindset imprenditoriale vedi, diciamo, i problemi come quasi opportunità, perché alla fine i business nascono dai problemi, se tu riesci a trovare un problema e risolverlo, alla fine hai costruito un business, e quindi secondo me questa è la mentalità giusta che bisogna tenere. Vi è mai capitato di essere stati scammati nel vostro processo di investimenti? Sinceramente no. Se devo essere proprio sincero, qualche volta ti sono capitato, sai, qualche uno che prova a venderti un paio false. Non è mai venuto il cicorio a rubarti una scarpa? No. Una sola? Per ricondurci una clip nostra che ha fatto boom. Erano altri tempi. No, però a parte qualcuno che è capitato, prova magari a rifirarti qualche scarpa falsa, però sì, fortunatamente sono sempre riuscito a riottenere quello che ho fatto. Boh, qualcuno. Qualche soldo per strada lo perdi sempre. Sì, certo. Però a te mai è successo, Ale? Diciamo, ma nulla di così grave. Cioè, a volte succedeva che magari, come è successo un paio di volte, che magari davi acconti per qualche bulk e poi la gente spariva. Quando dai gli acconti per i bulk, sono bulk grossi, sono anche soldi, no? Esatto. Allora ti dico, la prima volta, allora una cosa diciamo che ha cambiato un po' il mio percorso, che all'inizio, allora io prendevo praticamente, diciamo, le scarpe da un negozio, adesso non voglio fare i nomi,
prendevo le scarpe da questo negozio, a una certa, dopo comunque vari deal, questa persona che mi ha sempre fatto da intermediario ha deciso comunque di, diciamo, andare a truffarci, capito? Io alla fine adesso lavoravo con un socio che non è il mio socio di oggi, sì. E vabbè, lui all'inizio ovviamente, in realtà il giro era molto ristretto, eravamo più o meno all'inizio del 2019, e a una certa questo qua, non so, perché magari poteva essere che non c'entrava più con l'organizzazione del negozio o altri motivi, e comunque ha deciso, ovviamente noi abbiamo sempre lavorato in modo pulito, mm-hmm. Lui così ad un tratto ha deciso comunque di farsi valigie e prendere i soldi e andarsene, capito? Per pochi soldi in realtà, anche, cioè alla fine io questo non capisco delle persone. Hai fatto una figuraccia. Cioè, persone comunque che minchia, per pochi soldi si vendono. Rovinare, esatto, sì. Il rapporto che magari potrebbe portare risvolti positivi, secondo me. Sì, assolutamente. Meno male che lo fanno, perché così almeno ti rendi conto che non hai gente con cui devi stare. Sì, cioè alla fine è come più o meno quell'amico che ti chiede 10 euro e poi sì, non so, beccare per aggiungici 10 euro, qualche zero, cioè aggiungi. No, però, vabbè, ma, sì, ma il senso è quello. Cioè, non è che cioè, non è tanto euro, i soldi, è il 10 euro. Sì, gesto, cioè, no, è il gesto, certo. Cioè, poi io magari, se cioè, non è che se si tratta per 10 euro non li rivuole indietro, anche se sei mio amico, sì. Però magari uno sa il gesto che ti dice, non è che sparisci, se ti scrivo non mi rispondi per uscire la sera, perché te nella tua testa non ripensi, ah, gli devo 10 euro, stasera non lo vedo. Sì, al gesto. E ci sono anche quelli. Però sti cazzi, meglio meglio che lo fanno, come ho appena detto, sì, no, così almeno ti circondi di gente valida con cui lavorare. Certo. Tipo Michael, adesso tra poco ti faccio sparire tutto le scarpe che ho qua dietro, faccio le valigie come ha detto Alex, mi basta e mi avanza. Difficile, la valigia non ti basta. Ai. Sì, perché è vero, tra l'altro loro hanno un canale, andate a vedere nel loro canale TikTok, hanno una sorta di basement dove ci hanno veramente... Sono video vecchie perché avrei bisogno di un TikToker che ci... Ecco, fatevi avanti. Annuncio, però deve venire a Sanremo. Venite a Sanremo che ci costruiamo l'impero qua. E hanno un basement veramente bellissimo dove magari un giorno ci faremo un video, e hanno una quantità di scarpe veramente incredibile. Tu Ale dove le tieni le tue? Allora, in realtà molto in negozi, cioè alla fine gran parte delle nostre paia sono situate in negozi, però un 30% alla fine lo tengo in casa, perché comunque ho spazio, disponibilità di spazio, e quindi riesco a tenerlo. Non andate a cercare l'indirizzo su Google Maps perché non lo trovate. No, ovviamente se non hai una certa metratura di casa, sì, non, no, è ovvio. Non riesci. Ingombrano, a voglia. Già mia madre mi stava insultando dopo le prime, magari 50 paia, tua madre inizia a insultare. tutte queste scarpe così. Sì. Io mi ricordo a un certo punto all'inizio mia madre, ciao mamma, che mi iniziavo a portare le scarpe a casa, e vivevo ancora con mia madre ovviamente, e camera mia io la condividevo con mio fratello. Non sto scherzando, ci sono stati dei giorni che dovevo passare letteralmente sopra mio fratello per andare dall'altra, per uscire dal letto, perché c'avevamo i letti divisi. Per questo senso qua è stato lo stesso giorno che mia madre mi ha detto: basta, non ce la faccio più, prenditi le scarpe, mettile dove vuoi, ma togliele da casa per forza, perché comunque è vero, ingombrano veramente un sacco di spazio, certo. Dove vi vedete tra qualche anno? Vabbè, te ormai sei vecchio, lascia stare. No, scherzo, adesso te lo chiedo. Alex, dove ti vedi tra qualche anno? Allora, tra qualche anno ti dico, secondo me, allora, non mi piace stare tanto in un determinato posto, mi piace sempre girare, viaggiare, quindi, non so, cioè, se all'inizio magari qualche anno fa pensavo che sarei abitato a Milano, ti dico oggi che secondo me no. Questo è bello perché hai raggiunto l'obiettivo, però hai capito che poi ce n'era subito un altro dopo, sì, ed è importantissimo nella vita. Boh, a volte diciamo che la tua percezione delle cose un po' cambia, no? Nel senso, mm-hmm. che magari prima volevi tantissimo quella cosa e poi dopo che l'hai ottenuta, diciamo, alla fine non era, diciamo, forse quello un che granché, o magari comunque ti sprona a volere ancora di più. E dice, minchia, adesso che ho ottenuto questo, bam, subito prossimo obiettivo. Visto che lo dicevi in una tua storia di Instagram, dove per l'appunto dicevi una volta sognavo di andare a Milano, oggi sono negli hotel di lusso che sto sognando ancora di fare ancora di più. È vero, perché circa 3-4 anni fa, comunque, quando diciamo era un po' l'epoca in cui cercavo di andare a fare connection con le persone, uh-huh. praticamente prendevo degli appartamenti in affitto su Airbnb. Quante cose hai fatto nella vita te? Cioè, c'hai 21 anni, sembra che...
per brevi periodi stavo a Milano praticamente, no? Stavo in questo palazzo dove di fianco c'era un palazzo, Palazzo Beltrade, dove attualmente oggi vivo, e praticamente lì vedevo tutto il giorno persone con macchinoni uscire, entrare, bellissime ragazze così, e c'era un certo Alberto Genovese, che praticamente era il fondatore di Facile.it, no? Sì. Dopo un mese che lo vedevo che continuava a entrare con ragazzi, uscire con ragazzi così, e vedi che è uscito lo scandalo delle feste in piscina, prostituzione, tutte queste cose qua, capito? Cioè comunque diciamo che mi ha caricato a livello emotivo, perché comunque vedevo la vita che facevo e dicevo cazzo, devo fare anch'io questa vita tra 3 anni, 8 anni, così. E diciamo che al giorno d'oggi, cioè alla fine io abito sotto il suo appartamento, proprio sì, ho visto, lo dicevi nella storia. E quindi diciamo che mi è servita tanto a livello di visualizzazione, perché se tu non hai un obiettivo proprio ben preciso, rischi diciamo di farti accontentare. Cioè secondo me questa cosa, diciamo che quando sei giovane non va bene, poi quando diciamo avanzi con l'età, secondo me per forza di cose ti devi accontentare, se no... Sì, c'è un giusto trovare giusto un equilibrio magari. Perché ti dico, io venendo da una famiglia cinese, diciamo, mi hanno diciamo tramandato determinati valori. Cioè alla fine, cioè, se tu oggi pensi a un cinese, cosa pensi? Al lavoro, cioè il cinese lavora 24H, cioè per dire. Sì, sì, questo, no, è vero, cioè, sono stereotipi. Questo l'immaginario, ma cioè, alla fine è la verità, perché anche i miei nonni fino a qualche mese fa, allora, hanno più di 70 anni e continuano a lavorare al ristorante. C'è roba che, cioè, anche se gli dicevi di smettere, tipo, ci abbiamo provato varie volte, mi ricordo, praticamente, no? Mio zio gli aveva preso i biglietti per andare in Cina, poi dalla Cina sono scappati, sono tornati qua in Italia a fare il ristorante, a lavorare ancora al ristorante, e quindi proprio a livello di mindset, di lavoro... Comunque ovviamente loro venendo da una realtà molto diversa dalla sì, mia... Sì, più concreta, certo. Sì, più concreta, ma anche secondo me più rude, più sì. Un po' più contadina, tra virgolette. Esatto, diciamo, dove magari non hanno così tanti bisogni materiali, però diciamo che il fatto di avere una mancanza prima li porta a continuare a fare diciamo, continuare a lavorare. Per è difficile anche. Specialmente la loro vita al lavoro. Posso condividere questo pensiero con mio padre, che è la stessa cosa dei miei. Sì. Io sono un po' più grande, i miei sono più grandi, mi hanno avuto anche tardi, quindi sono abbastanza grandi, ma nonostante ciò... mio padre se lo toglie dalla campagna sta fermo. È nato e cresciuto così e morirà così, ma così come nonni magari di persone che conosco, cioè ci sono, è una cultura, allora basta sì. Cioè nel senso, se gli levi quello è come levargli il succo della vita. Certo, no, infatti è un discorso che guardato da due punti di vista diversi ha senso in entrambi i modi. Anche culturali diversi, sì, però comunque esatto, si rispecchiano. Perché è proprio un mondo diverso, diciamo. Sì, perché alla fine è quello che ti dà certo. La vita, che ti deve piacere, no? Noi adesso, penso come lui, puntiamo a dire a 70 anni col cazzo che voglio lavorare, no? Invece loro è proprio una cosa diversa, però sì. prendi lo spunto di lavorare, e per cercare di essere più tranquillo tra un po' di anni, che esatto, è una cosa che purtroppo la vita funziona così. Sarebbe più bello non fare niente da giovane che hai le forze da vecchio lavorare. Purtroppo non si può fare, però sì, cerchi sempre di essere prima per avere appunto la vitalità e la forza, perché è normale se tu dici arrivo a 70 anni che ok vado in pensione, ma a 70 anni cosa vai in discoteca? Sì. Le ragazze, è ovvio che non è la stessa cosa che magari potresti fare. Secondo me è giusto godersi la vita nell'equilibrio di quello che ti offre quel periodo della tua vita, senza dimenticarti che comunque devi lavorare. È vero che sei solo oggi qui e adesso, e quindi è giusto godersi questo momento, però è giusto anche costruirsi qualcosa che dici in futuro, sperando di avere la salute, avrò faticato per stare bene, anche perché al giorno d'oggi o nasci miliardario, milionario, oppure il culo te lo devi fare, e se non te lo fai oggi te lo fai domani. Non vi fate imbimbolare dai guru, niente regala niente. Anzi, io credo che una cosa giusta sia nei primi anni della carriera lavorativa di una persona capire proprio che le cose non te le regala nessuno. Certo. Voi due lo avete fatto, certo. A modo vostro, in modi diversi, sì. E questa cosa qua secondo me ti può dare quello spunto di cercare la fame che avete avuto voi due.
Che poi non è che deve essere per forza così, c'è chi si trova bene nelle sue dimensioni, però no, credo che sia al centro, cioè proprio dell'equilibrio di una persona. Se fossero tutti imprenditori non ci sarebbero neanche le attività. Certo, quindi ovvio. È normale che ci sono ogni persona al suo percorso. C'è chi gli va bene avere il suo stipendio, sì, tranquillo, le sue ferie, sì, 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 e essere sereno. Se lui si sente sereno così, è a posto, è con se stesso, così. Certo, è questo il discorso, proprio quello che volevo dire. Ed è appunto proprio la cosa, come si diceva prima, un imprenditore questa cosa qua, diamo, non ce l'ha, non sei, cioè lavori sempre. Sì, senso, quella, ogni se secondo sei, che non lavori anche tolti. Se tu sei in vacanza, cioè avrai sempre il telefono che ti suona, quello che ti manda il messaggio, è normale che sia così, magari cerchi di staccare un po' di quello più, che puoi. Però comunque sia, lavorerai sempre, c'è sempre magari il momento, quell'ora che ti svegli la mattina, prendi il tuo computer, ti fai le tue faccende, poi magari te ne vai a rilassarti 2 ore sul lettino perché dici, oh, finalmente, due ore me le prendo, però è così. Tutto questo per dire che non è tutto così facile, cioè no, loro due, questi ragazzi che ho a fianco, probabilmente anche loro si saranno fatti un bel culo ed è troppo facile adesso dire, ah vabbè Alex vendi servizi digitali, non fa un... fa un cazzo, Michael c'ha il negozio di scarpe, fa un botto di soldi, non fa un cazzo, perché non si sa mai poi che cosa c'è dietro ai sacrifici, certo, che fa soprattutto un imprenditore. E io vi rispetto davvero tanto a tutti e due perché avete creato qualcosa secondo me di invidiabile per qualsiasi ragazzo, e secondo me in questa puntata molte persone ascolteranno tanto quello che avete detto, se ci avete guardato fino ad ora, grazie, perché comunque è già da un bel po' che stiamo parlando della vita in generale, dell'imprenditoria, dei lavori, eccetera, eccetera. E i messaggi che sono stati tramandati in questo episodio sono bellissimi, veramente. Invito ogni persona che sta guardando questo video a prendere qualcosina di buono da loro due e ad imparare da quello che hanno fatto. E Alex, io ti ringrazio per essere sceso da Milano per noi. Avevo tanta voglia di conoscere questo ragazzo qua, perché comunque oltre ad aver avuto la fortuna di conoscere Michael e di collaborare con Michael, è vero, perché siamo vicini, comunque geograficamente siamo vicini. Alex, ho sempre voluto conoscerlo, da quando ho iniziato a fare RSL già avevo visto che lui era uno da cui prendere tanto spunto. Invece ringrazio anche Michael ovviamente per averci messo a disposizione questo fantastico negozio che io ormai lo sto chiamando l'astronave, perché sembra di stare in un'astronave. E Gaia anche ringraziamo, che la sua ragazza è la proprietaria del negozio. Ringraziamo Black The Mall per tutto quello che sta facendo per questo podcast, e sperando che questa conversazione sia servita anche a lasciare un rapporto di connessione, no? Come parlavamo prima tra me e te, Alex, di imparare tanto altro da te. E salutiamo tutte le persone che ci hanno visto e ci vediamo alla prossima puntata di Hypecast. Continueremo con un sacco di contenuti, vi ricordo sempre di mettere campanella e iscrivetevi, supportate questo progetto, supportate Alex, vi lasciamo i suoi link in descrizione, così potete sia comprare il suo libro sia capire quello che fa, oltre a quest'oretta in cui avremmo voluto parlare molto di più, ma il format è questo, magari ritorneremo nella seconda stagione. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata, bella raga, Hypecast è tutto, ciao.